Puntata pazzesca, ragazzi, puntata dedicata a Sergio Endrigo. Qui abbiamo Claudio Endrigo, figlia del grande Sergio Endrigo. Allora, dovete sapere che io ci tenevo da matti già da tempo di fare questa puntata dedicata a Sergio Endrigo, che io ritengo uno dei più grandi cantautori italiani, cioè tra i 5 o 6 più grandi cantautori italiani. Intanto, Claudio, come stai? Abbastanza bene, grazie. Bene. Tu stai bene? Bene, bene, bene. Felice di fare questa puntata perché, allora, io mi sono tirato giù. Faccio sempre così. Io parto dai dischi, perché secondo me, cronologicamente parlando, è da lì che capisco un po'. Tuo padre intanto aveva fatto una gavetta pazzesca. Perché tuo padre, sì, prima di diventare Sergio Endrigo, ha fatto un sacco di dischi, anche con altri nomi, no? Sì, no, non tanti. Lui ha iniziato a cantare nei Night alla fine degli anni 50 e poi ha cantato, ha inciso alcuni pezzi con l'orchestra Rauchi, Qui con vedo uno che ha fatto psilone. nel 1959, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9, 45. Poi anche, sì, qui come voce dell'orchestra, era il cantante dell'orchestra, sì, grande, aiuto, grande musicista Riccardo Rauchi. Ma è stato anche un grande amico di papà. Sì, ma poi lui era uno che era quelle orchestre tipo come c'era anche Corrado Lo Iacono, c'era di quelli che faceva il Night proprio, hai ragione. Faceva. Poi lui ha fatto come Sergio Doria, pseudonimo Sergio Doria. Sì. E ha fatto dei dischi, il nostro Io sono il vento, che ha fatto Arturo Testa, ha fatto Piove di Modugno, cioè diciamo che lui era un cantante che cantava le canzoni per altri, lui ha cominciato Sì, così. ma tra l'altro è molto divertente ascoltare quei vecchi pezzi che si trovano sul canale ufficiale di mio padre su YouTube, e si trova, basta vedere, cercare Sergio Endrigo canale ufficiale, e lì c'è tutto, compreso delle chicche, delle incisioni anche dei suoi pezzi, diciamo, più famosi in altre lingue, in spagnolo, in greco addirittura, e quindi Sì, ma per lui effettivamente ha cominciato. E poi dopo arriva, allora, poi fa per l'Ariston di Alfredo Rossi, registra Arrivederci di Umberto Bindi e Nuvola per due. E poi Il tuo sorriso e Singamore, cioè tutte canzoni che poi alla fine, se uno guarda quello che poi è diventato, non c'entravano niente con lui. Lui era proprio un esecutore qua, no? Vabbè, ma lui non pensava di poter diventare un cantautore. Lui, dopo tanti anni di Night, ha detto non si vedeva immaginava. vecchio. Infatti Come? poi fa ancora, ecco, però attenzione, nel 60 lui incontra Nanni Ricordi. Nanni Ricordi, insomma, diciamo che Nanni Ricordi è stato il vero inventore dei cantautori. Lo ha scoperto Nanni Ricordi, tuo padre, in effetti. Sì, ha fondato un'etichetta proprio la tavola rotonda per Esatto. i primi cantautori, è andato a sentirlo in un locale, si davano ancora del lei, non erano ancora diventati amici, e ha detto: Endrigo, ma lei non scrive canzoni? E papà ha detto: ma qualcosina ho buttato giù. E il suo primo 45 giri che è uscito è stato Bolle di Sapone. Esatto. Poi da lì, parliamo del 61 più o meno, poi nel 62 No, aspetta, assicuro. aspetta, aspetta, ferma, perché qua, ragazzi, non possiamo sottovalutare i tuoi Che cosa? 20 anni, che è un capolavoro assoluto. I tuoi 20 anni sono come fiori, una canzone pazzesca. E poi ha Sì, ma fatto La brava gente, che è 61. un'altra canzone bellissima. Questa è sempre Ma per la tavola rotonda. Aria di neve. Che poi dopo queste canzoni sono no, entrate tutte in un album. no, perdonami, Aria di Neve, cioè, sono RCA, sono Ah, del scusa, Aria di 60. Neve sì, ma quelle precedenti, La brava gente, è Alberto, io ho scritto la prima e unica biografia di mio padre, perché non esistevano biografie su sì. Endrigo, ed ho fatto una ricerca accuratissima, sono diventata una studiosa di Endrigo, perché
per scrivere una biografia questo lo devo fare. Assolutamente. E poi ha seguito Nanni Ricordi, che è passato all'RCA nel 62, infatti papà poi si è trasferito a Roma da Milano, e lì è scoppiato, diciamo, Endrigo, perché ha inciso Io che amo solo te. C'è gente che ama mille cose, che si perde per le strade del mondo. La mia gioventù. Appunto, perché lui, tra l'altro, era molto alternativo come partenza, perché Via Broletto era una canzone di una novità assoluta, era la prima volta che si parlava di un uomo che uccideva la propria amante, la propria... No, è pazzesca questa canzone, perché se tu ci pensi, ma anche Basta così. Cioè, erano, poi dopo sì, è arrivato questo Io che amo solo te. Basta così ha una storia dietro, perché Basta così era legata alla rottura di un amore infelice con Renato Mauro, Ah. per cui papà, dopo mesi chiusi in una stanza d'albergo a disperarsi per questa storia finita male, scrisse questa canzone Basta così. Sì, Via Broletto, ci sono due canzoni che parlano dell'uccisione di una donna, che sono Via Broletto e Quando c'era il mare, che è un pezzo meraviglioso, molto poco conosciuto, portato a Sanremo nel 76. Perché poi mio padre diceva una cosa bellissima, diceva che bisogna vivere d'amore e non morire d'amore. Quindi nelle sue canzoni non c'è Non vivo senza te, muoio senza te, quindi sono solo queste due canzoni. Magari Nelle c'è tue come canzoni film. d'amore c'è tanta consapevolezza. Ascolta un attimo, quando io chiamo solo te, io con questo ricordo, ero ragazzino, e un pomeriggio, verso le 6 del pomeriggio, guardo la televisione, c'era questo programma che si chiamava Quattro passi fra le note. Questo te l'avevo anticipato al telefono, ma lo voglio dire Sì. perché. E ho visto tuo padre con Io che amo solo te. Io sono rimasto, anche se avevo solo 12 anni, mi ricordo che mi aveva fatto molta impressione. Mi ricordo che c'era Jenny Luna che cantava una canzone, poi tuo padre che ha fatto questo pezzo. Ma senti una cosa, ma Io che amo solo te, io personalmente la considero una, forse tra le prime 10 canzoni più belle italiane mai scritte. E ha avuto versioni pazzesche, cioè ha avuto delle... L'hanno registrata in non so quanta gente ha registrato, no? Questo Io pezzo. Ha avuto un sacco di direi copie. che l'hanno praticamente cantata tutti, dalla Mannoia a Baglioni, a Mina, non me ne voglia chi non ricordo, ma insomma veramente l'hanno cantata. La Nannini, che ha inciso Stia lontano dagli occhi, io che amo solo te, l'hanno cantata Edir Jack, insomma l'hanno cantata in tantissimi. Senti, ma secondo te come mai Io che amo solo te è ancora così moderna? Perché c'è una frase che mi colpisce molto. Tutto il bene e tutto il male del mondo. Cioè questa frase, tutto, no, mi sembra che dica così, no? C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene e tutto il male del mondo. Mi sembra che dica così. Io che amo solo te, insomma, però è ancora attualissima questa canzone. Pur essendo del 62, voglio dire, a 50 anni, no, di più, 60 anni. Tutte le canzoni di mio padre sono attuali, perché mio padre ha sempre usato un linguaggio moderno, tant'è che all'epoca io 6 raccoglitori pieni di articoli, dal 61 al 2005, l'anno della sua morte, parlano proprio del cantautore del futuro, perché usava un linguaggio molto moderno per l'epoca, non c'erano le rime, cuor, amor, quindi fu molto all'avanguardia, quindi non solo questo, ma anche Canzone per te, Lontano dagli occhi, sono pezzi
che possono essere stati scritti oggi, tanto per parlare, diciamo, dei più famosi, ma Aria di Neve anche non ha un Aria di linguaggio Neve è un antico. fascino pazzesco. Allora, poi arriva Aria di Neve per me è un capolavoro, quindi. assolutamente. Poi arriva però un altro capolavoro nel 63, Se le cose stanno così, che era questo arrangio, questo inizio con questa tromba bellissima, forse era di Luik Bacalov l'arrangiamento, non sono sicuro, ma insomma, No, con il retro vivo, di chi era l'arrangiamento di Se le cose? non me lo ricordo, Non non me lo te, io ricordo. credo Luis Bacalov, con cui mi Ha pare che abbia avuto scritto anche. 250 canzoni, non posso ricordarmi gli No, vabbè, ma arrangiatori di infatti, tutti non te. Poi i tizi. ebbe, infatti, poi con Luis Sarai un Bacalov mostro. ci fu un confronto in sede giudiziaria per una canzone, ma non mi sembra molto importante. Purtroppo, poi, pur avendo Beh, avuto sì, è molto ragione. importante invece è molto importante, molto. Vuoi raccontarla questa cosa, per piacere? Beh, è stata un'esperienza bruttissima. Papà è morto senza avere giustizia, si è chiusa con una transazione. Lo racconto cercando di raccontare nella maniera più breve possibile. Un suo fan brasiliano andò al cinema a vedere il postino e tornò a casa e questa musica gli ricordava qualcosa. Mise su un disco di mio padre che si intitola La voce dell'uomo, mi pare. Sì, La voce dell'uomo. E in questo disco c'era un pezzo che si chiama Nelle mie notti. La musica è identica, identica. E papà incontrò Bacalov. Bacalov disse: No, ma che ci facciamo la guerra tra di noi? Insomma, ebbe un atteggiamento, anche perché insomma, Bacalov ci prese l'Oscar, quindi io la trovo una cosa molto grave. E quindi è partita una causa infinita, come tutte le cause in Italia. Perché in America l'avrebbe vinta in un mese, non c'era proprio storia. Invece appelli contro appelli, appelli contro appelli. Papà purtroppo è morto senza avere giustizia e poi si è conclusa, mi pare, nel 2013 con una misera transazione, ma perché si rischiava di ricominciare tutto da capo e io non potevo economicamente permettermi di perdere una causa così perché sarei finita sotto i ponti. Quindi ho dovuto accettare questa transazione. Però mio padre di questo ne ha sofferto moltissimo. Perché proprio non gli è stata resa giustizia. Tra l'altro sono usciti articoli su articoli dicendo l'Oscar postumo a Endrigo. Io addirittura ho fatto una smentita al TG2, ma continua a uscire questa notizia sbagliata, perché un conto è vincere una causa, ok? Un conto è accettare una transazione privata della quale io ovviamente non posso riferire i contenuti perché appunto transazione privata, ma è una cosa completamente diversa, non è una vittoria, sono due cose completamente diverse. No, ma poi aveva bisogno E di un riconoscimento pubblico questa cosa qui, per cui era magari la cosa più importante. appunto. Poi te li ascolterai e mi darai il tuo parere, ma insomma sono identici, identici Lo proprio. farò sicuramente. Io Cioè ci fu non la un radio. conoscevo questa storia. Ci fu una radio che fece una cassetta, perché ti parlo del 96, con mio padre che cantava sulla musica del postino la canzone Le mie notti. Va bene, Non c'è andiamo avanti. studio. Arriva un'altra canzone, sempre nel 63, altro Sì. capolavoro che era d'estate. Era Ecco. d'estate, senti Claudia, c'è la versione di Battiato che è bellissima. E tu mi citi tutte le mie preferite, ma ce ne sono altre molto più recenti, meravigliose, Ma io sono poco partito da conosciute. qui perché secondo me è importante sapere le cose. Certo, Queste sono le fondamenta. Perché era d'estate, era assolutamente. una canzone che uno si innamorava con quelle canzoni lì, era È una cosa vero, che è struggente. Poi, vabbè, ma poi a un certo momento, attenzione, attenzione, è vero. ma io ero convinto che i tuoi vent'anni lui l'ha rifatta per la Ricordi, questa. Son come stelle, splendono negli occhi tuoi quando mi guardi. I tuoi vent'anni, i tuoi vent'anni, perché tu non vuoi regalarli a me? I tuoi
italiana sta cosa qua. Mi risulta qui e non lo so. Perché io vedo anche la brava... Perché poi si interrompe il contratto con l'RCA, ok? Si interrompe quel contratto. Mi piacerebbe sapere, se tu lo sai, come mai non andò più d'accordo con Melis, con l'entourage dell'RCA. Come mai si è interrotto? Un contratto che aveva dato dei bei risultati, mi pare. Perché no? Volevano convincerlo a cantare un pezzo che lui non voleva cantare. Ah, problema artistico allora. Non economico. Sì. No. Ma come si fa, scusa, a chiedere a Endrigo che scrive queste cose qui? Mio padre ai soldi non ha mai tenuto. Era di una famiglia poverissima, ma non è mai stato attaccato ai soldi, anzi, quando per un breve periodo ne ha avuti parecchi, ha aiutato veramente chiunque, anche chi non ce lo meritava. Quindi proprio i soldi erano l'ultimo pensiero di mio padre. Allora, vabbè, allora andiamo avanti. Lui interrompe questo contratto per un E passa la Fonicetra. Eh? E passa la Fonit. Passa la Fonicetra, dove nasce una collaborazione con la Fonit, dove forse scrive le canzoni ancora più belle di quelle precedenti, perché c'è Mani Bucate, è bellissima, testo pazzesco, e Teresa, un Sirtaki, bellissimo. Ma qui cominciano anche... Comincia la collaborazione anche con Bardotti, mi sembra. Qui comincia. Adesso sì. Non hai saputo tenerti niente, neanche un sorriso sincero, e avevi il mondo intero nelle tue mani. Tutto hai perduto, anche l'amore, buttato via dalle tue mani, mani bucate. Non hai saputo tenerti niente, neanche un amico sincero. Avevi tanto e hai sempre dato tutto a nessuno. Tutto hai perduto, anche il mio cuore, buttato via dalle tue... Beh, con Barlotti è iniziata prima. Bardotti è iniziata prima la collaborazione. E poi, diciamo che la... come si dice, la... Il clou è stato la vittoria di Sanremo con Canzone per te, scritta appunto anche con Bardotti. Ma prima arrivano Adesso sì, che è un'altra canzone. Tu tra l'altro sai che Adesso sì, alla Ricordi fecero fare un provino a Lucio Battisti, perché Lucio Battisti non volevano fare... No, Lucio Battisti l'ha incisa. L'ha incisa, ma perché era prima, all'inizio, era per vedere come cantava. E hanno utilizzato, era così stimato Endrigo, anche alla Ricordi, che fecero una canzone di tuo padre. Poi c'è Girotondo intorno al mondo, e appunto Dove credi di andare, io me lo ricordo Dove credi di andare, la donna adesso, poi arriva Canzone per te con Roberto Carlos. Primo posto Sanremo, successo, qui siamo nel 68, successo sì. Clamoroso. Tu quanti anni avevi nel 68? 3. No, per cui non ti ricordi, non sai niente. Non puoi ricordarti niente. Ascolta, e vabbè. Non ho ricordato niente perché non è... mio padre era un conto era il lavoro e un conto era la vita privata, quindi non... Io ero a Sanremo nel 68 con mia mamma, ma dormivo. Cioè... Appunto, esatto, eri piccola. Eh. Per cui allora praticamente... Poi arriva Lontano dagli occhi, altra canzone... Ma quanti ne ha scritte tuo padre di sti pezzi, ragazzi? Lontano dagli occhi, il testo è di Bardotti, la musica è di papà. Per uno che parte e perché ti papà dona una diceva: roba, mille si sono scordati di te, una roba del sì, genere. Il testo è di Sergio Bardotti, perché papà diceva che le sue canzoni sono sempre nate insieme musica e testo. Se aveva in mente solo la musica, poi aveva bisogno di un paroliere che mettesse le parole, perché lui non era in grado di costruire un testo su una musica già fatta. Quindi in questo caso la musica di Lontano dagli occhi, poi le parole le ha scritte un altro, il grandissimo, che è Sergio Bardotti.
Assoluta, grandissimo, e di cui ne parlano. Poi non scherziamo, qui c'è in mezzo anche l'Arca di Noè, che è un altro di quei successi mica da ridere. Di gabbiani telecomandati e una spiaggia di conchiglie morte. Nella notte una stella di acciaio confonde il marinaio. Strisce bianche nel cielo azzurro per incantare e far sognare i bambini. La luna è piena di bandiere senza vento. Che fatica essere uomini, partirà la nave, questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io. Beh, ma Bardotti io lo considero veramente uno dei più grandi autori, ma che più che un, è veramente un artista della parola Bardotti. Sì. Perché poi guarda che scrivere per Sergio Endrigo non era mica facile, perché tu devi Sì, ma arrivare al suo livello, tra i due Sergi, come li chiamo io, era nata un'alchimia, era nata anche un'amicizia, c'era una grande intesa e quindi poi da questo ovviamente non era solo una collaborazione dal punto di vista lavorativo, capisci? C'è Sì, nata prima l'amicizia e poi la collaborazione. C'era un grande amore. Io ricordo con una commozione incredibile quando Bardotti mi aiutò insieme a Gianni Borgna. Papà è morto il 7 settembre del 2005. E io decisi di voler organizzare un grande concerto per ricordarlo. E ci si mise subito, si mise al lavoro Sergio Bardotti, grazie a Borgna, facemmo questo concerto meraviglioso all'Auditorium Parco della Musica l'11 gennaio del 2006 e io ero dietro le quinte con gli artisti, eccetera, eccetera. E a un certo punto non ricordo sinceramente chi c'era sul palco e faccio fatica a raccontarlo perché mi commuovo ancora adesso. E Bardotti mi abbracciò e scoppiò a piangere con i singhiozzi, proprio dal dolore, perché poi la loro collaborazione si è interrotta, ma l'amore e l'amicizia è rimasta sempre, la stima è rimasta sempre. E mi ha commosso vedere un uomo così grande che cercava conforto da me, ma proprio con i singhiozzi. È stata una scena veramente molto commovente. Che mi commuovo ancora adesso a raccontarla. anche perché secondo me ci sono delle cose che ti succedono dentro quando avvengono certi, tipo un concerto dedicato a un grande artista così, anche ti succedono che le canzoni che tu senti cantare provocano dentro di te un fremito e ti, probabilmente Sergio è rimasto coinvolto dall'emozione di tutto questo che era stato creato per Sergio e gli è arrivato addosso di colpo. Lì aveva bisogno di Sì. te per, anche per Sì. una specie di appoggio così Sì. Sì. psicologico. Senti, possiamo dire che però qui comincia, dopo questi grandi successi, c'è secondo me una serie di canzoni che secondo me forse subiva anche l'arrivo di nuovi cantautori, eh? E forse queste nuove canzoni che lui aveva scritto, che magari erano lo stesso di grande livello, però non sono più riusciti ad avere quella capacità di arrivo alla gente, no? O no? Il problema è Cioè? stata la fonicetra, e devo dire, perché gli album non venivano né promossi né distribuiti. Ah, È ecco. ovvio che se tu non promuovi un disco, la gente non ne conosce. Io lo vedo sui social quando pubblico canzoni che la gente non conosce, spesso rimane, dice, ma questa canzone è bellissima, eccetera, perché sono album poco distribuiti e poco promossi. Quindi poi sai benissimo che il gatto si morde la coda, no? Se non vieni invitato a proporre un disco perché nessuno ne conosce l'esistenza, è tutto, no? Un po' un circolo vizioso, ma
ci sono canzoni che non hanno nulla che invidiare da quelle vecchie, anzi, che dimostrano anche un processo di crescita, di maturità, no? Di adattamento anche ai tempi. Ci sono album straordinari come Noi Amiamoci, Donna Maldafrica, credo che uno sia uno degli album più belli di mio padre. Ci Ma sono cavoli, ma ragazzi, questi andrebbero, bisogna riqualificarle queste canzoni, perché è un peccato che che allora dici rimangano. È come se almeno fossero dici state chiuse in un bene. cassetto, capisci? Lo Perché so. hai ragione quando dici, certo, io leggo questi titoli, io sinceramente non me li ricordo, perché no, forse Angiolina, qualcosa vagamente, perché magari può essere che mi. Però sai, in mezzo a tanta produzione, poi dopo. Mi hai citato, secondo me, un'altra perla. Angiolina è una canzone di una bellezza, di una poesia incredibile. Senti, vabbè, diciamo che allora tutto questo percorso viene fatto da tuo padre con la Fonicetra, con grandi successi iniziali, però con questa sfumata che non si capisce per quale motivo allora la direzione artistica e commerciale della Fonit non lo aiutò, non lo supportò, però arriva una grande collaborazione poi, perché lui passa la Ricordi e c'è un incontro con Gianni Rodari che è pazzesco. L'incontro, diciamo che è come se tuo padre rinascesse una terza volta dalla RCA, o no? Cosa ne dici? Io la Sì, vedo così, tu devi dirmi tu perché sei tu la raccontatrice. assolutamente. Io avevo allora 9 anni e mio padre si rese conto che secondo lui non c'erano delle canzoni intelligenti per i bambini, ma erano filastrocche piuttosto sciocche, piuttosto scontate. Quindi scrisse a Gianni Rodari e cominciò questo scambio epistolare. E Rodari gli mandò alcune filastrocche, e da lì nacque quel capolavoro che è l'LP Ci vuole un fiore, perché poi tutti ricordano Ci vuole un fiore, ma ci sono altre canzoni meravigliose: Ho visto un prato, Non piangere, Bambino di gesso, Zucca pelata. Tra l'altro, io ho inciso, ho cantato nel coro con gli altri bambini, è stato divertentissimo. Ed è una canzone che viene ancora cantata e ancora insegnata nelle scuole. Se pensi che del 74, voglio Ah, dire. ma no, ma Ci vuole un fiore, un copyright, è un evergreen Però pazzesco. purtroppo questo è stato un po' un'arma a doppio taglio, perché mio padre era diventato il cantautore per bambini. Io ancora adesso discuto, no? Perché mi dice: ma tuo padre che ha scritto le canzoni alte? Mio padre non ha mai scritto una canzone per bambini. L'Arca di Noè non è una canzone per bambini, ma tutt'altro. Ci vuole un fiore, tutto il disco, le parole sono di Rodari. Quindi è importante anche sottolineare questa cosa, no? Sono state musicate, ma non sono state scritte. C'è un altro album straordinario, L'Arca, con la collaborazione di Vinicius de Moraes, però papà non ha mai scritto canzoni per bambini. E invece poi veniva etichettato come quello che scrive canzoni per bambini, capito? Per cui diciamo che questo è stato un po', appunto, come hai detto tu, un'arma a doppio taglio, perché dopo la cre sua credibilità sembrava negata, cioè solamente se Sì. faceva delle canzoni per bambini andava bene, se ricominciava a fare delle canzoni, diciamo, per adulti, non legate Esatto. al mondo dell'infanzia, rimaneva un fatto così. Sì. Senti, Claudia, io Dimmi. volevo lasciarti con un progetto che ho in mente. Voglio aiutarti. Io la butto lì, poi vediamo. Siccome so che tu vorresti tanto che si realizzasse un'opera, intanto c'è un libro tuo, la biografia. Ci sono delle canzoni meravigliose, anche sconosciute, e secondo È me un importante, Alberto, perché non esisteva una biografia su Endrigo. Quindi io a un certo punto mi sono chiesta, dico, io sono l'ultima Endrigo, morta io, muore tutto, no? Perché sono io che cerco di occuparmi della sua memoria. Allora ho detto, voglio che resti una traccia, quindi c'è un libro. Ora, se io arriverò a 80, 90 anni, non lo so, e questo libro non sarà più edito, io lo metterò fruibile su internet, cioè in modo che chiunque possa conoscere la vita, perché della vita poi di Endrigo si sa molto poco, si No, ma sapeva io molto vado poco. oltre, io vorrei che questo libro fosse legato a 5 CD stupendi, 5 vinili stupendi Magari. e farne un cofanetto di quelli bellissimi in onore di te. Alberto, Io magari. mi spendo pubblicamente
per cercare di dar, non so se ci riuscirò a darti una mano. Poi, naturalmente, se io riesco a creare delle situazioni, interverrai tu, ti dirò tutto. Però lo dico pubblicamente in questa intervista perché io amo troppo tuo padre per non darti una mano su questa cosa qui. Io credo che tuo padre meriti questa, una cosa che rimanga come un'opera anche proprio con i numeri, capito? Ne Ma stampi mille. sai perché e ti ringrazio? Perché è ancora tanto amato. Ma certo. Il 30 novembre, qualche giorno fa, c'è stata una trasmissione che fa Pierluigi Diaco a Radio 2, Ti sento. Tu non sai le telefonate, tutta su Endrigo. Ma ne sono convinto, Claudio, assolutamente. Però è anche umanamente comprensibile che se sono anni che non esce una novità. È ovvio che poi l'interesse piano piano scemi, è umano, capisci? Senti, Perché ne mio parleremo padre è poi in molto. privato, ne parleremo in privato perché poi ti devo dire delle idee che ho. Senti, io ti ringrazio tantissimo. Abbiamo dovuto, purtroppo c'è un tempo relativo che devo fare. Senti, insomma, ci lasciamo con questa, con quest'idea di risentirci privatamente per vedere se riusciamo a portare avanti questa cosa insieme, ok? D'accordo. Ciao Claudia, grazie. Ciao, Ciao, grazie a te. ciao, ciao. Ciao. Ciao.